Devo iniziare da... Ma guarda, mio papà, cioè lui era di nascenza, che viene dal 600, nel 720 iniziarono a fare fabbri maniscalchi, fino ad oggi. Papà, dopo la guerra del 15, siccome c'era mio nonno, mio zio, c'erano 4-5 officine di mascazzia qui a Montegello. Prese l'idea di scendere giù alla stazione di Montegello, a 5, porta giù la bottega della mascazzia, da fabbro. E lì, siccome che passavano tante quadrupedi, mucche, vacche, c'era tanto lavoro. E lì un giorno mi portavo giù, avevo 5 anni io, a far vedere la bottega. Mentre stava ferrando un cavallo, passa il famoso Trampata Montecelio, del soprannome. Era un carrettiere, bravo lavoratore, ma era burlone, scherzava con tutti. Mi sai compare Raffaele? Giù in fondo a via Colleferro è caduto un generale. Vanno a vedere. E mio padre ha finito a lavorare, mi porta giù per la mano, e arriviamo dove stava il paracadute con il generale Guidoni, lui progettava paracadute. Stava provando un paracadute, si strappa la tela e venne giù a fiamma. Cadde, è rimasto sotto. C'erano 4-5 operai, uno alza e paracadute, e vedo ancora generale Guidoni sotto morto. Poi passano 2 anni e mi messo a battere la mazza mio padre, ha cominciato a lavorare nell'officina, ha fatto un manghetto con una mazzetta, a scena i ferri per fare i ferri dei cavalli, dei muli, degli asini e altri lavori, perché il lavoro da fabbro è complicato. Poi mio padre è stato un grande artista, il lavoro della mascalzia lo conosceva, ha fatto il maresciallo con la vita militare, ha fatto a corsa a Pinerolo, conosceva tutti i difetti dei bestie, tutti i difetti dei piedi. E allora mi cominciai a portare, poi 2 anni a scuola io. Io ero vedete 2 anni a scuola, perché? Perché la sera non potevo studiare. Mi portavo a lavorare dopo la scuola. Quando la sera ero stanco morto, mi faceva fare la strada da Guidoni a piedi su. Poi dopo riuscì, un maestro bravo, riuscì a fare la terza. Poi dopo si mise d'accordo, mi volle portare per forza giù a Guidoni. Allora c'era la stazione, c'era il Castello Rosso e c'era la scuola per tutti i giovani che stavano nella zona. C'erano pastori, c'erano agricoltori, e i fibri alla scuola lì, e ho fatto fino alla quinta là. Dopo la quinta continuavo a lavorare in bottega. C'avevamo un lavoro delle cave del travertino, se ne parlavano i ferri, poi con l'asino li portavo giù, avanti e dietro. Poi dopo mi trasferì laggiù con la forcia, e
e mi ha messo a fare fabbro io a 14-15 anni. Dopodiché venne da costruire Guidonia. Guidonia stava fatta con l'anno. Oggi ci vanno 1000 anni che fa là. All'epoca si stava male. Allora, mi mandò a lavorare con l'impresa Panni a fare la chiesa di Guidonia. Io facevo il fabbro, il ferrarello, fabbro, e facevo l'acquarolo, perché fu fatto tutto lo spiano, lo scavo, mine, tufo, pietra. E lavorai lì fino alla copertura della chiesa di Guidonia. Dopodiché ci fu una ricostruzione, il doppio ritorno, di tutta esperienza che ancora lì, anche devastato dai tedeschi. E mi mandò a lavorare, sono stato d'accordo con l'ingegnere, a lavorare il doppio ritorno per Traiolo. Aiuto per Traiolo. Ci lavorai 3 mesi. Poi venne la lettera d'assunzione a papà, nell'aeronautica. E il direttore disse: c'hai un figlio di 16 anni? Sì, domani mattina porto oggi. C'era il concorso d'apprendisti. Mi portò giù come apprendista. E mi ha messo a fare motorista, aggiustatore, precisione, come apprendista. Poi mi venne l'idea, dopo un anno, nel 40, o dopo 2 anni, di andare volontario in cavalleria, perché mi piaceva la cavalleria. Si fa di cose più dell'aeronautica, però l'aeronautica mi affascinava. All'aeroplano, il motore, combattevo i motori, sezionavo, li montavo e poi andavo a provarli in volo. E poi venne st'idea, andai in cavalleria a fare il corso di mascalzia a Pinerolo, a scuola d'applicazione. Poi che successe? Con l'entrata in guerra fu sospesa la scuola di mascalzia. E io mi trovavo a Torino, dico, ma come devo fare? Mo vado a casa, tanto rientro dall'aeroporto. Allora mi sono appresso un sergente, un altro amico, ma poi stai qua, fra un anno devi venire sotto, qua, là. C'era il corso da sellaio, e mi volevo mettere a fare il corso da sellaio, io ho mai fatto il sellaio. Però ho un'indola, che mi piacciono tutti i mestieri. E li faccio nel modo tecnico, nel modo fatto abbastanza buono. E imparai a far sellaio. Poi mi fu trasferito da Torino, dall'arsenale di Torino, facemmo il corso. Fu trasferito a Voghera, presso il reggimento cavalleggero Monferrato, a far capo sellaio. Siamo nella selleria con 17, quindi 17 sellai, fino all'8 settembre. Poi nell'8 settembre venne a fare. Nonostante quello, tutte le cariche speciali dovevano sapere prima andare a cavallo. Sapeva prima fare la guerra e poi il mestiere. E allora mi mandarono la mattina a fare pattuglie ai terroristi, ai sabotatori, per tutta la zona di Pavia. E lì ho avuto tanti incroci, tanti scontri, che non so manco io come sono, vivo ancora. Poi venne l'8 settembre,
ci trovavamo noi capirai, ci trovavamo tra il re e Mussolini, venne quell'8 settembre così disgraziato, io dico, per gente disgraziata, perché fecero l'8 settembre in un paio, in vano proprio, 8 settembre brutto. E fummo presi prigionieri dopo il combattimento con i tedeschi a cavallo, ci cerchiarono con l'autoblindo e ci chiusero dentro la caserma. Dopo un macello, perché reagimmo i tedeschi tra mitragliatrice e fucili mitragliatori, bomba a mano e mortai, buttammo giù tutto il maneggio con i mortai. Però fumo accerchiati dalla divisione tedesca, ci accerchiamo la caserma e ci è chiuso 3 giorni senza mangiare in caserma. Dopo 3 giorni venne l'ordine chi vuole arruolarsi con la Repubblica Sociale costituita da Hitler, e noi no, anche se andavamo la passione di Mussolini dentro, siamo nati con Mussolini da Balilla, da Fiate a Lupa, Balilla, giovane fascista, fascista, con la passione di Mussolini. Però rinunciamo, tanto volontari, perché eravamo vincolati un giuramento al re e alla patria. Noi rispettavamo il giuramento, ma Badoglio con tutti i monarchi gelati. Niente. Scapparono via, fecero tutta la Salaria fino a Pescara, nessuno gli disse niente. D'accordo con i tedeschi stavano, tutti d'accordo di farsi, vigliacchi, farabutti. E arrivarono giù, in Sicilia arrivarono giù a Calabria. Dopodiché, noi ci portano prigionieri, 650.000 prigionieri in Germania. Lì è stata una vita triste, di sofferenze, senza mangiare. Però mi portarono, ci portarono 350.000 prigionieri nel campo di Bremenvorde, che era uno dei più grandi campi di sterminio che stava in Germania. Io quando vedo l'ambiente che ci ammazzavano continuamente, e quando arrivava l'SS ci ingiuffava, ci stringeva a 20, 30, 40 e mi tagliavano e poi ci buttavano dentro la fossa comune e ci bruciavano con la benzina. Allora mi venne l'idea, c'era un carabiniere a cavallo che andava chiedendo chi voleva lavorare, meno male, subito alzai la mano, Fabbro Maniscalco, dico. Sì. Dopo 2 giorni mi chiamano a me e altri e ci portano a Bremen a lavorare in fabbrica delle locomotive. E lì ho fatto 2 anni di lavoro, 12 ore al giorno, poco mangiare e senza mangiare. Ci davano un filone di pane ogni 800 grammi, 10 persone, e un pezzettino di margherita. Basta.
per bevere l'acqua nera che puzzava, faceva macello. Se lavorava in fabbrica 12 ore alla notte. 12 ore alla notte. Quello che ho passato è una cosa incredibile. Quello che ho mangiato più topi. I topi non esistevano più dentro le baracche. Li mettevo le trappole, li inciappavo. Poi c'era in primavera da 10, si chiamava. Era brava a scorticarli, a pedarli. E li mettiamo a bruciare sopra la stufa. Una stufetta a carbone. E ci mangiavano. Topi. Poi ho mangiato il freddo, ero gettato da Berga, da quella cosa. Quello ancora piange adesso, da Berga. Quando si è preso, mi mangiare, ho fatto fuori dei biscotti, gli hanno fatto male. Gli trovo una carta, allora si faceva un bel amaretto. E ho messo a cuocere dentro al forno, a d'olio lo scaldavo in metallo bianco. La fusione per tutte queste cose. Quando Giuseppe dai piangeva, chiamavo il marito che stava insieme con me sotto. Filippo, Giovanni si è mangiato, hai fatto fuori mio, Filippo, per la piagna che aveva. Andiamo tutta la fabbrica in giro. Le sofferenze sono state fatte tante. Dopo 2 anni, l'ottava armata inglese che viene aggiunta alla vecchia, passa in Italia, Montgomery bravo, passa in Italia, dopo passata in Italia, cercata di venire in Germania, girando da l'Olanda. Come entra dentro a Brema, i tedeschi ci portano in ritirata. La mattina presto, mi ricordo, alle 6, un caporalmaggiore mi chiappa. Via! C'è messo tutti insieme. C'è finito la presa un'altra tutta. Fino a che boia. Non sfugge il nome, vabbè. Fino al campo di concerto, no, mi sfugge il nome, nel paese, dopo se me viene lo dico. E da lì fummo mitragliati e bombardati, ci salvammo per pochi, pensano a scherzi a me. Mi farei i pantaloni e appena qua sopra mi urtò, mi fece poco danno. Allora dopo i tedeschi ci pigliarono, ci portarono in paese Kostet. Stiamo là 15 giorni, ci portarono a fare i servitori al treno blindato ai soldati, davo le munizioni, delle cose, però si facevano mangiare. Dopodiché venne l'ordine da portarci via da notte e alle 6 di sera partimmo fino alle 6 del mattino, camminando senza bere, senza mangiare. E arrivavamo nel paese, io mi ricordo che la casa che cantoniera, io vado a togliere acqua anche. E c'è una donna, fece, signora, dico, c'è l'acqua per bere in tedesco, io adesso. Parlavo discretamente un po' tedesco. Mi sputa un bacio, vado io, tu, via! Mi sputa un bacio. Ci buttavamo a mazzai, a magna, a mazzai in bosco, all'avventura.
quello trovavamo, cercavamo da cogliere, facevamo delle patate, come si accendeva il fuoco ci bombardavano. Ma se accendeva il fuoco ci mettiamo lontano. Dopo che le patate erano lesse, la mannaccia mangiamo tutta la buccia. E dopodiché, camminando, io dicevo ai quattro amici miei del gruppo, dobbiamo trovare un contadino che ci prende a lavorare. Ci salviamo, se no il fronte non lo passiamo noi. Difatti, camminando, quando entriamo dentro un terreno, c'era una baracca tutta sbagliata, sotto c'era la meditrice, c'era paglia. Questa notte dormimo qua, tutti bagnati, i pitocci ci mangiavano, certi pitocci con me le mosche grosse. In un certo momento, quando la mattina sento la fame, Austin! E chi cazzo è? Sesso, cosa ammazza? Austin! Ordi, sveglia. Allora, amici miei, faceva scappa fuori, tu parli in tedesco, ragazzi. Volevo scappare dalla paura. In un certo momento, esco, un ombrellone alto, un bell'uomo. Faccio, questo vuoi che mi erano? Mai ne sindaco del paese. Quanti siete? Siamo cinque. Puff. Anna house, arbaiden. Ci portava a casa arbaiden. Tu pensa un po', c'è la gente abbonata, vedo per tutto. A munge le vacche, a pulire le stalle dei maiali, a pulire le stalle delle vacche, a portare in campagna per arare. E stiamo lì pure, non mi sa da fare. A un certo momento cominciano a arrivare le cannonate, sbracarono mezza palazzina dove stavamo noi, e noi rifugiati dentro a quella baracca. Poi che è successo? Che mi conto che fa un buco per terra per prepararsi. C'era una strada grande e c'era una cunetta con tutta tutta una pianta di roi. Facemmo un buco, l'acqua fino a si arrivava. In cinque dentro. Là, a metro scappa l'acqua, da vicino al mare. E io con la gavetta la buttavo fuori. Fino nella pancia l'acqua arrivava. E mo come cazzo sono andato a fare io? Quando sentiamo i rumori di carri armati, faccio dalla finestrina così da un buco e vinto in carro armato che sarà arenato in mezzo alla pescolla, gnava gli usci. Porca boia. C'è la stella, dico, non sono russi, questi sono americani. Un carro armato della pattuglia americana sovrappassò quella inglese, Montgomery, è rimasto lì. O per farsi conoscere, ci spararono, una scappante ci pigliarono. E noi gridavamo, prigionieri italiani! Quando è capito? Paesà, venite giù! La prossima giù ci buttano giù sigarette da mangiare. Mezzo all'acqua recogliamo la roba. Allora facevo capo carro. Come ti chiami? Giovanni. Adesso arriva la prima pattuglia di Montgomery su una piazzetta del paese, la Iarabea.
andate su, vi prendono forza e andate in combattimento con loro. Benissimo. La prossima su, e che ti arriva i canadesi tutti, con il cappello dalla parte. Italiani, italiani, combattenti, buoni, buoni combattenti, buoni combattenti. Non arriviamo a Montgomery. Quando avevo un saluto io a Montgomery. Buoni combattenti italiani, combattiamo una vita, la SS. Ci fecero spogliare, ci messero dentro al carro della disinfezione. Facevano ammazzare tutti i pedocchi addosso, ci si inventarono. Poi c'è dietro la divisa inglese, io non la voglio mettere. Dico io, sì, i pantaloni, la divisa mia grigio-verde, combatto con questo. Non fa niente. Hanno messo solo i pantaloni, mio padre. E ci portarono un combattimento fino a Lübeck. In Danimarca, lì finì la guerra. Che davanti alla porta dell'Aniburgo, di Berlino me la incontrai con Russo, che scappò via. Ivan, grande amico mio, quando ci vedemmo i strilli, i pianti, lui scappò dal campo. E riuscì a raggiungere le truppe russe. Allora si combinavo, noi con Montgomery, il generale americano Patton, il generale russo, non lo ricordo, e lì combattemmo fino a Lübeck i tedeschi. A Verme che era molto poca, a Lüneburgo gli diamo fuoco, qui lancia fiamme, gli bruciamo tutti quanti. A me mi bruciarono la gamba, scoppiò la tariga di benzina, un vestito a benzina. E a Lübeck finì la guerra. Quando è finita la guerra, poi ci andare a Lüneburgo. A Lüneburgo ho messo il comando dell'ottava armata Montgomery. Ma se la parla conosce. Allora con me sta il compare del Montecelio, il compare Alfonso. Mm-hmm. Come vedevo Montgomery, c'era tutta salata, vecchia. Mi si abbracciava, buono italiano con Mattelli! Buono! Da lì, bravo. Era bravo con voi. Siamo stati lì. 4 mesi e poi siamo rimpatriamo. Sì, riuscimmo a farci capire dove stavamo. Allora mio padre ha messo la bottegola qui a Porta Nuova e mi ha messo a lavorare lì. Lavorato dalla mattina alla sera, mi ammazzavo. C'erano 2 ragazze che mi aiutavano. Poi dopo venne l'ordine da fare la riassunzione all'aeroporto e papà dice fate riassumo subito, c'è la legge dei combattenti, lo sai, con i combattenti vengono assunti 2, subito fai l'assunzione e ho fatto 46 anni in aeroporto, il lavoro che ho fatto in aeroporto è una cosa da matti. Con passione e mi sto sempre a piangere, mi vedo sempre con gli amici, se andavo d'accordo con tutti, poi io sono stato sempre in po' di incarichi speciali, sono stato delegato nazionale di un sindacato autonomo, allora stavo molto vicino al ministro della difesa, a Lagorio. Il Lagorio mi dava tutte le notizie che serviva e io gli propagavo tutta la difesa. La mattina andavo dall'aeroporto,
prendevo l'ordine di lavoro, distribuivo ai colleghi dell'officina, al capo officina facevo. E poi partivo a bicicletta da tutte le notizie, tutte le parti. Quando veniva a mera con me, a Biocca con i cugini, tutti vicino a me. E me conoscono tutti. Ho fatto sempre, ho fatto tante assunzioni, ho fatto fare bande di concorso, ho fatto assumere parecchia gente, ho fatto assumere pure qui al comune, ai vigili, tutto quanto. Poi ho avuto l'incarico con le aghe ancora adesso, dal 45 al 49, fu eletto presidente e ancora adesso. Porto la nomina e con le Agri abbiamo fatto tanto, tanto, tanto lavoro, tanto. Con l'ultimo la chiesetta e ho fatto tanto lavoro, tanto lavoro. Poi ho fatto pure la guardia giurata, volontaria. Guardia venatoria, ho fatto per 15 anni volontario, la domenica partivamo, il comando stava a Piazzale Clodio, ci danno l'ordine al comandante, facevamo le zone, però ho fatto sempre del bene, non ho fatto mai male. I delinquenti ci ho cercati da farli convinti, no, da fare gente per bene. Col fucile. E ho fatto tanto lavoro, capito? Sì, mi aveva sposato nel 46, mi doveva sposare nel 45. Poi successe la disgrazia di me, del fratello mio suocero, fu colpito col fucile, per disgrazia, e dovette rimandare nel 46. Mi sposai. Come andare con le tue figlie, tutte e due ammalate, sempre piange, e manca mia moglie, e le figlie parole, che devo fare? Cerco di farmi coraggio, ma la notte la mia piange, la prende a piangere, questa è la vita mia, poi sono altre cose lunghe, poi raccontare. Noi con le aghi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto confraternite, abbiamo fatto ecco, San Michele, San Antonio, perché sennò la chiesa stava sfornita, abbiamo sempre lavorato con la chiesa, sempre, e bisogna lavorare sempre con la chiesa. Quindi con Padre Antonio, mi dispiace. Che va a mezz'ora se andava. Cerchiamo di fare le mani qua. Se potesse rimanere qua sarebbe meglio. Ci stanno 4-5 chiese. A croce. È rimasto uno dei grandi lavoratori con me. Andava a ferro e tutto quanto. Quando ritornai, i vecchi a Monticello ci tenevano all'orologio. E in buona parte. La gente profana l'aveva messo fuori combattimento. Allora mi sono appresso, Nicola, guardia, gli uomini, e infatti, ricordate, Nicola sta per giocare pure con me. Insomma, mi ha convinto. Veniamo a Geracioli, il sindaco. Giovanni, devi andare per l'orologio. Tu sei capace? Perché Spaccatrosi, il fabbricatore, gli ha chiesto un sacco di soldi. Allora il comune già era un sordo. Facevano un boberone cacciare i soldi, gli assessori. A questo la facevano, tra loro. Però, io faccio gratuitamente, eh. No, 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 no. Tu
devi fare un preventivo tuo, poi penso io, ora metti i soldi. Fece un preventivo da stupido, 60.000 euro. Che successe? Che non mi bastava manco per pagare il ponte a Peri, per andare a levare le lancette sulla roccia. Che ho preso gratuitamente, fino adesso, fino a 3 anni fa. E ho messo e facevo i pezzi nuovi, tutto. Se vuoi che pure su. Tutto, facevo tutti i pezzi nuovi. E l'orologio andava sempre bene. Poi si mette in mano a Marco a farlo modificare, a mettere la corrente, per le campane, una bellezza. E purtroppo è così. I lavori non fatti tanti. L'orologio mi appassionava. O lavoravo con mio suocero fino all'una e due di notte. Mi faceva compagnia a mio suocero quando stava qua nel 47. Mio suocero mi faceva compagnia e io riparavo l'orologio. E ho fatto più lavoro. Che non li trovi adesso che fa. La meccanica la conosco. Meccanica grande e quella fina. Poi l'orologio ne ha accomodati tanti. Se non ho visto quando si è buttati la sveglia. Quando c'avevo tempo stavo a finire 2 notte con matte con l'orologio. Non mi facevo da niente. Mia moglie mi diceva, se ti hai fatto pagare eravamo miliardari. Ma la Repubblica è cambiata quasi niente. Ha fatto mangiare tanta gente che era morta di fame. Mese le pensioni a tutti. Dava l'assistenza a tutti. Ha fatto tante costruzioni per far lavorare la gente dal nord al sud. Però, purtroppo la natura è fatta così. Quando c'è una persona, o nell'alto o nel basso, che è capace a fare qualche cosa, è il momento che viene minacciato e bombardato. E così è successo a Mussolini. Mussolini non voleva entrare in guerra. Quel delinquente di Hitler, con l'aria delinquente dei fascisti, eccetera, contrari a Mussolini, lo fecero entrare in guerra. Ma lui non voleva. E la guerra la condannava a morire. Hai capito? A morire. Ma ha fatto Guidonia con l'anno. Non ha fatto lavoro, sto piatto di lavoro qua. Sono 5 anni che sta andando un bel coglione. C'è una fotografia che sta là. Quando ero giovane fascista. Sta tenendo con amici, con lei. Sta tenendo Cioffi, era un operaio aggiustatore che poi sapeva poco. Mi faceva l'apprendista io. Io non sono venuto la riprendere da loro. Hanno fatto il record dei pezzi, tutto quanto. E conoscevo tutti gli aeroplani e ho lavorato dappertutto, ho fatto una vita di lavoro, sono contento, mi sento l'animo contento. Io quando vado all'aeroporto, vedo l'aeroporto, ero allegro, con Nello Giovanni, sull'Art Italia, vai in aeroporto al giorno, che te ti paghi. Ha comandato fino a 2 anni fa, questa sono un'Art Italia, che la fa così. Ho fatto una vita movimentata. E poi ho fatto un muratore, ho fatto tutto. Ha visto tutto l'ambiente che ho fatto costruire tutto da solo. Quando tornavo dall'aeroporto,
avevo fatto la macchina e bastava la calza. Tante volte mia figlia mi stendevano qualche tuffetto, qualche cosa. Fatte più mine qua sotto che mine. Un giorno fece correre tutto il mondo serio. Tutto goccio mi c'era sempre a sentire la mina dentro. Uno scoppio, c'era tutto il mondo serio. Oggi mi trovo a 95 anni, non ne faccio più a camminare. Che devo fare? Sono contento di quello che ho fatto. Ho lavorato sempre per la società. Quanto lavoro. Se volevo ritornare giù alla porta, un giorno se mi ci portano qua la carrozzina. Vediamo un po'. Ma dopo domani mi vanno a portare a Campo Rotondo. Qua la carrozzina vado su. Da su se sta bene. A Campo Rotondo. Da su che taglia cozzo. Se sta bene, va su. Se sta bene. Niente. La registrata. È un piacere.